riconosco che mio figlio Paolo non è stato dimenticato. Sono passati 3 anni, ma è come se fosse passato un giorno. E non solo per noi, anche per gli amici. Io spero che i presidenti si rendano conto di quello che è stato, perché siamo in appello. Nel primo grado gli hanno dato 16 anni, sono troppo pochi, non è possibile, c'è stato un errore, un grandissimo errore. Spero che questo errore possa essere riparato dal nuovo presidente, dalla nuova giuria che hanno questo grande compito, importante compito. Noi ci crediamo fortemente, anche se fondamentalmente dentro di noi abbiamo tanta paura che questo possa non accadere. Ma anche per un esempio, tutti questi ragazzi che aspettano, c'è troppa gente che aspetta una risposta, e una risposta deve essere forte, deve essere vera. Quando la morte viene a bussare alla nostra porta, magari in maniera tragica, così come è stato per il nostro giovane Paolo, ma è pur vero che il Signore, nella sua infinita bontà, cambia davvero in bene le cose. Ne è venuto tanto bene, la famiglia La Rosa me lo confessa continuamente, ne è venuto tanto bene, è venuto fuori tanto bene di questo momento tragico, quanta solidarietà, quanto stare vicino alla famiglia, quanta consolazione, quanta speranza, quanta apertura, e quanto bene non si è realizzato attraverso anche delle cose promosse proprio sia per quanto riguarda l'attività dei giovani, sia per quanto riguarda il preparare qualcosa per un futuro nella ricerca, eccetera. Vedete che dal male il Signore sempre trae il bene, e questo ci deve incoraggiare.